Sono degli emendamenti importanti anche perché vanno a definire meglio un lavoro che già si era svolto in diverse sedute di Commissione Mobilità, ovviamente con il contributo di tutti i colleghi. Il primo, il numero 10, va a definire meglio l'obiettivo del rinnovamento della flotta di autobus, specificando la volontà di privilegiare degli autobus a basse emissioni, a basso impatto ambientale, quindi indicando ovviamente appunto a puro titolo esemplificativo la tipologia di trazione come quella ibrida, elettrica o perché no anche ad idrogeno. Tra l'altro una commissione molto recente che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che si è tenuta proprio nei giorni scorsi. Gli emendamenti 14 e 15 invece si riferiscono a due tipologie di progetti, anche questi seguiti in commissione più volte. Il primo, il 14, al progetto di corsia ciclabile, in realtà è una vera e propria riqualificazione e rigenerazione urbana che vede oggetto il progetto di parco lineare dell'antica via Collatina da Porta Maggiore a Gabbi, tra i progetti riguardanti le corsie ciclabili da sviluppare quest'anno. L'emendamento 15 invece, appunto tipologia diversa, parliamo di pedonalizzazioni, ripeto anche questi due progetti visti più volte in commissione, vanno a specificare meglio tra le opere da completare o comunque da esaurire, almeno la fase l'iter progettuale per quest'anno, la pedonalizzazione di via di San Giovanni in Laterano e quella di Viale Castrense. Anche qui parliamo di progetti che vanno ben oltre la mobilità e che ovviamente stiamo seguendo con tutti gli uffici competenti, che anzi ringrazio in particolare la nostra sovrintendenza e la sovrintendenza ministeriale, l'urbanistica, il patrimonio, i municipi e così via. E poi l'ultimo, anche questo è un tema di attualità trattato diverse volte in commissione, il tema dei monopattini. L'obiettivo condiviso con l'assessore, col suo staff molto competente su questo tema, tra l'altro, è quello di avviare nei prossimi mesi una procedura selettiva per autorizzare gli operatori di monopattini in sharing. Sapete che gli operatori che oggi offrono il loro servizio in città ovviamente devono sottostare a determinate norme specificate in un regolamento capitolino, ma è in corso comunque diciamo una specie di sperimentazione dove rispettando determinati requisiti più o meno tutti gli operatori possono avviare il servizio. Invece adesso dobbiamo fare un salto ulteriore, ovviamente sempre a tutela della sicurezza stradale, del decoro della città e premiando anche gli operatori più bravi e capaci, facendo invece una vera e propria procedura di selezione con determinati criteri, ovviamente soprattutto qualitativi e che diciamo così possono consentire agli utenti di avere un servizio efficace ed efficiente e alla città un'opzione in più per i cittadini per potersi spostare in modalità più sostenibili. E ho terminato, grazie Presidente.